Io penso che sia totalmente in linea con l'interesse nazionale che uno che ha avuto responsabilità internazionali, che viene chiamato altrove, vada a parlare. Ieri ero a Dakar, in Senegal, qualche giorno fa, come è noto, ero negli Emirati Arabi Uniti, sono stato in diversi momenti sia negli Stati Uniti che in Cina, sono stato più volte in Africa. Sono però stato se ci va da senatore, perché si fa pagare da loro i viaggi? A questo allora, punto si faccia pagare secondo, da solo. Fermati un secondo. Quando io vado a fare gli incontri internazionali, bene dirlo con chiarezza. Ci va da Matteo Renzi o da senatore? Fermati un secondo. Essendo Matteo Renzi senatore è la stessa cosa. Quindi non si spoglia del suo ruolo, no? Però se tu vuoi fare una domanda devi anche dare il tempo di fare la risposta. Perché no, perché mi interrompi costantemente. Cioè se tu vuoi una risposta, ti faccio la domanda. Tu hai detto a chi paga per i tuoi viaggi? Diamo la risposta a questa domanda che è importante che i cittadini sappiano. I cittadini italiani non spendono un centesimo per i miei viaggi. Perché o me li pago io come ho fatto ad esempio negli ultimi viaggi o vengono pagati dalle organizzazioni internazionali che organizzano questi convegni. Anzi, diciamolo ai cittadini che ci ascoltano. Quando c'è un ritorno economico perché vai a fare una conferenza all'estero, le tasse io le pago in Italia. Perché? Perché credo, se ci mancherebbe, cioè no, ci sono anche persone che non fanno così e fanno altre cose, che io però considero un errore. Da chi fammi finire, da chi organizza i convegni. Però la questione è, rispetto al mio ruolo, il cittadino perché deve pagarti per andare a giro? Il cittadino non paga, anzi, rispetto a quello che io pago di tasse, così diciamo di questo, io pago di tasse più di quello che prendo da senatore della Repubblica. Questo perché deve essere chiaro.